Siamo in viaggio, si chiama Gianluca Sgaggero, ha 30... Quanti anni hai, Gianluca? 36, quasi 36. Oh, 36 anni, è un viaggiatore professionista, ha ideato un blog molto interessante, si chiama viaggiascopri.it, lo sentiamo ogni tanto quando lui parte. E questa volta è andato dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti e precisamente a Bermuda, eccoti qui. Come va, Gianluca? Eccomi, Danny. Ma va benissimo, direi, perché questo qua è veramente... un paese da sogno, è un vero paradiso. Tra l'altro, scusa Gianluca, ti interrompo per dirti grazie, perché da te è notte fonda, quindi grazie anche per la disponibilità. Raccontaci un po', dai, le tue sensazioni, prima volta da quelle parti? Allora, a Bermuda assolutamente sì, è un pochino un sogno che si realizza, nel senso che è stato frutto di una collaborazione con l'ente del turismo Bermuda, che tra l'altro si è rivelato molto disponibile per aiutare chiunque voglia realizzare un viaggio qui sull'isola. È un viaggio un pochino che ha avuto uno stampo low cost, nel senso che tutti quanti pensano sempre che Bermuda sia una destinazione più esclusiva, invece ho scoperto che è veramente possibile viverla nelle guest house, nei bed and breakfast, e quindi sì, è vero, magari il volo può essere un pochino incidente. Come ci si arriva, Gianluca? Come ci si arriva? Voli diretti? Bisogna fare scali? Allora, i voli diretti arrivano da Londra e da New York, per cui da Milano io ho fatto uno scalo a Londra e poi a New York, e poi sono arrivato qui, diciamo, a Bermuda. Da Londra ci sono 7 ore di volo. Ok, giusto per farvi capire, siamo a nord dell'Oceano Atlantico e siamo proprio, se guardate gli Stati Uniti, siamo Stati Uniti, guardateli, guardate a destra. Ok, allontanatevi un po' nel mare, siamo lì, esatto. Giusto? Senti, ma il clima allora, com'è? Il clima com'è? Come sono le persone? Com'è? Facci vedere un po', dai, immaginare un po' quello che vedono i tuoi allora, occhi. Il clima di Bermuda è molto piacevole, la stagione più per loro più turistica, quella estiva, va da maggio fino a settembre, e ha una temperatura che si aggira intorno ai 28 gradi, 30. Non va mai troppo su di temperatura, nel senso che non si muore mai proprio dal caldo, perché sono molto fortunati, nel senso che l'altitudine comunque è abbastanza alta, ma sono toccati dalla corrente del Golfo, che quindi scalda moltissimo il clima, ed è proprio un microclima particolare. Senti, quanto è grande, come ci si muove, e che cosa, che tipo di architettura c'è? Certo, allora, niente, dicevo semplicemente che anche d'inverno comunque sia non si scende mai sotto i 20 gradi, per cui sono proprio un piccolo paradiso. Ok. In realtà è composta da 7 piccole isole collegate da dei ponti, ma loro ormai la vedono come un'isola unica. È lunga 33 chilometri, larga pochi chilometri di più, percorre tre strade principalmente, che sono la strada nord, quella che costeggia la costa sud sulle spiagge, e la strada centrale. Okay. Tutte le spiagge più belle si trovano nella parte sud dell'isola, la parte nord è leggermente più ricca di scogliere, più rocciosa, ma conserva delle zone molto interessanti, perché comunque si trovano, ad esempio, nella parte nord l'antico harbor dove diciamo c'erano i cantieri navali un tempo, che è stato rivalutato ed è diventato una zona turisticamente attrattiva. Sai che non ho idea di quale etnia sono gli abitanti di Bermuda? L'etnia è un misto tra gli europei britannici, che comunque sia furono tra i primi coloni dell'isola, sì. Gli africani e un pochino anche i sudamericani, nel senso che per la posizione che ha avuto nel passato è sempre stata un punto di riferimento nei trasporti. Certo, punto strategico, no? Conflitti, perché comunque sia, se immagini i conflitti che hanno magari toccato l'Europa e l'America, avere un appoggio qua in oceano è sempre stato un pochino comodo. Certo, Gianluca, senti, noi ti lasciamo al tuo viaggio, però quando torni ci risentiamo, così ci fai anche un po', capito, una sintesi, un riassunto. Che dici? Molto volentieri, assolutamente. Tra l'altro, raccontare tutto in poche parole è un po' difficile, nel senso che
io in questi giorni ho scoperto veramente, pensavo di venire su un'isola famosa per le spiagge, ho scoperto invece un popolo gentilissimo, che è cordiale, ho scoperto un popolo che ha voglia di festeggiare. Quindi in questo weekend sono praticamente trascorse tre feste, perché c'è stato il Bermuda Heroes Weekend, che è un carnevale estivo, c'è stato poi il Pow Wow Festival, che praticamente celebra l'orgoglio dell'etnia bermudiana, per cui si vogliono affermare loro come, diciamo, un'etnia proprio di questo luogo, un misto, come dicevi, di Gianluca, sai, interessantissimo, però ti devo salutare. Ci sentiamo, dai, quando torni ci sentiamo, così ci racconti un po' meglio, va bene? Certamente. Dai, viaggiascopri.it con Gianluca Sgaggero. Ciao Gianluca, presto. Certamente, seguitemi e chissà tutti da Bermuda. Grande, adesso noi andiamo al cinema. Kiss Kiss Movie, l'informazione cinematografica.